la seconda edizione e la prima l'avevamo lanciata l'anno scorso nel periodo febbraio-aprile, è andata molto bene e abbiamo voluto riproporre questa esperienza anche perché comunque diciamo abbiamo un legame diretto con la letteratura gialla sia come biblioteca perché c'è appunto una sezione tematica che è quella della Tana del Giallo molto fornita, sia come anche città e territorio di Sesto. La biblioteca ha sempre collaborato col Club del Giallo che esiste appunto su Sesto e abbiamo voluto insieme appunto in collaborazione con il Club del Giallo riproporre per il secondo anno il Noir d'Autore. Il Noir d'Autore che è un contenitore di incontri con scrittori e autori di genere giallo e noir, quindi non solo noir ma anche letteratura gialla, che insomma sono due generi che si intersecano ma distinti. E il primo appuntamento di oggi è quello con Francesco Recami, che tra l'altro è un autore fiorentino, anche se comunque pubblica con Sellerio e comunque pubblica su scala nazionale, vincitore o finalista in numerosi premi importanti quali anche il premio Strega e altri premi nazionali, dunque siamo molto contenti. I prossimi appuntamenti sono venerdì 18 novembre con Riccardo Parigi, Massimo Sozzi e Laura Vignali, che presentano Bocconcini al cianuro e i misteri della piana. Venerdì 2 dicembre Marco Catocci presenta Sguardi bruciati di Siena. Venerdì 16 dicembre ore 18 Gianluca Morozzi presenta Chi non muore. Giovedì 19 gennaio Valerio Varesi presenta La sentenza. E concludiamo questo primo ciclo, perché poi probabilmente ce ne sarà un altro in primavera, con una cosa molto divertente che facciamo insieme al Polo Scientifico e a Open Lab, che è questo laboratorio investigativo sulla scena del delitto, dove viene coinvolto il pubblico nella ricerca dell'assassino attraverso tutti gli strumenti della scientifica con gli operatori dell'Open Lab. Quindi insomma speriamo che anche quest'anno la rassegna Noir d'Autore abbia risposte positive, come la serata che stasera ci sta dimostrando, e insomma vi aspettiamo numerosi. Stasera parte alla Biblioteca di Sesto Fiorentino la seconda edizione del Noir, letteratura nera, e questa viene aperta da Francesco Recami, il quale ora ci parlerà brevemente del suo libro, dove si parla di tappezzieri e case di ringhiera che hanno a che fare col giallo. Ma dunque, la casa di ringhiera è una tipica struttura costruttiva già a Milano, a Torino, soprattutto nelle città industriali. Erano case popolari dette anche di corte, cioè alcuni appartamenti su due o tre piani ai quali si accedeva da questa ringhiera, da questa balaustra, da questa tramite scale. Erano case dove si viveva collettivamente, perché praticamente non c'erano servizi igienici privati, ognuno aveva la sua stanza. Poi, insomma, sono delle case che assomigliano a un teatro, perché tutti si affacciano, tutti vedono, tutti sanno tutto di tutti, e quindi ovviamente se c'è qualche cosa che non va, qualche segreto da custodire, qualche cosa che non torna, qualche scheletro nell'armadio, alla fine viene fuori, o comunque tutti se ne occupano, tutti pensano di sapere cosa succede, tutti guardano, ecco, soprattutto guardano. Ecco, senza svelare ovviamente il finale, che altrimenti no, si demanda alla lettura, qual è l'inizio della trama, della storia di questo libro? Beh, la vicenda è che c'è un protagonista che si chiama Amedeo Consoli, che faceva il tappezziere, perché adesso è andato in pensione. Un uomo che ha avuto la sua vita, è vedovo, eccetera, eccetera, e ha una passione abbastanza strana, una forma di collezionismo che per lui è più che normale. Lui colleziona crimini, cioè lui sfoglia giornali, sfoglia qualsiasi fonte di informazione che dalla cronaca nera che gli possa dare qualche dato su crimini efferati, omicidi, scomparse, tutto quello che può succedere, e li archivia nei suoi bei folder rivestiti di seta, perché appunto faceva il tappezziere. Solo che lui lo fa per hobby, ma
si incuriosisce un pochino troppo dei casi a cui sta dietro, va anche a vedere sui luoghi del delitto, va a fare delle sorte spesso. E come succede spesso ai collezionisti un po' improvvidi, cosa succede a una persona così se si trova veramente davanti a un cadavere? Ecco, gli passa assolutamente la voglia di collezionare quel genere di informazioni. Questo è un po' l'inizio della vicenda. Il resto lo lasciamo alla lettura del libro, credo ne valga la pena. Da pagina 10 in poi non posso dire niente. Benissimo, la ringrazio. Grazie a voi.